La presenza dei poliziotti locali inibisce un po' il piede sulla... Ma guarda questo, guarda quanto sta andando qua. Dove... Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Piano, dovete andare piano. Il limite di velocità su questa strada è 50 km orari. 50 km orari, mi raccomando, per il bene di tutti. È un po' la rubrica povero a chi capita, perché immagino lei stesse andando a prendere qualcuno in aeroporto. Mia figlia e mio nipote tornavano dalle vacanze. Dalle vacanze tornavano a casa. Io e mio socio siamo venuti a prenderlo. E stavamo camminando per i fatti vostri, no, dovevamo parcheggiare, dovevamo andare nell'aeroporto. Di colpo ci siamo sentiti sta botta dietro, che per fortuna non ci ha presi proprio centralmente, sì. Però non so, non stavamo qua e abbiamo visto catapultare quest'altra macchina, quindi la macchina si è capovolta, sì. Tanto qua. Da poi mettersi in direzione opposta a questa corsia, quella, esatto. Io quasi poi, fosse parcheggiata, sì, io poi mi sono spostato perché altrimenti intracciavamo la strada, tra quello che stava là io stavo qua, per cui mi sono spostato. Voi state tutti bene? Per ora? Per ora sì, però io ho i dolori, però ma vediamo, non lo so. Che la, macchina è... la macchina è distrutta. È andata. Okay, è andata. Mio caro, purtroppo succede, capito Tino, oggi adesso... Oggi è un giorno di ferie, ma non importa. Primo giorno, tra l'altro, lo avete sentito, primo giorno di vacanza dell'autista colpito, che andava a prendere insieme al suocero la figlia e la nipote che erano state in vacanza e si ritrovano a dover invece, perché suoni non abbiamo capito, si ritrovano, dicevamo, a dover leccarsi le ferite e soprattutto la distruzione dell'autovettura. Come potete vedere le condizioni sono queste. Bene, noi siamo qui non tanto per raccontarvi dell'incidente in sé, seppure un incidente particolarmente, come scrive qualcuno, spettacolare. Avete sentito? La macchina si è ribaltata e si è parcheggiata in direzione opposta alla corsia di marcia, raso marciapiede, cioè come se fosse stato fatto apposta, uno stuntman. Ed è questo che dobbiamo evitare. Dobbiamo evitare di trasformare questi vialoni che conducono all'aeroporto di Bari, al Carol Wojtyła di Bari, in piste per il decollo e l'atterraggio delle autovetture. E vanno spedite. E ad andare spediti non sono soltanto i dipendenti dei rent-car che devono andare e tornare velocemente per mettere subito a disposizione un'altra autovettura per i tantissimi turisti che affollano l'aeroporto di Bari, ma anche spesso quelli che atterrano, devono decollare, sono in ritardo o devono andare da qualche parte e mettono un po' il piede sull'acceleratore più di quanto Tino è consentito. Hanno il piede pesante. Questo non va bene, così come non va bene un'altra brutta abitudine, quella dei taccagni, ovvero parcheggiare l'autovettura all'esterno qui su questa strada, non nei parcheggi consentiti o all'interno, dove comunque si ha una certa tolleranza iniziale, poi l'aereo non arriva e bisogna pagare il grattino, che si mettono qui per evitare di pagare il grattino. Bene, foste state parcheggiate anche voi qui, avreste contato anche voi i danni alle vostre autovetture. Dunque lasciamo liberi i vialoni, anche perché per esempio succede una brutta cosa nell'orario di punta, ovvero che i taxi debbano rallentare tantissimo e quindi poi va a finire che non ci sono quando i turisti arrivano o voi stessi rientrate e non li trovate. Dunque mi raccomando al rispetto del codice della strada, ma in questo caso anche al rispetto di questo viale che è molto importante. Sembra soltanto la via di comunicazione d'uscita con l'aeroporto di Bari, ma invece, come avete visto, è una strada che presenta anche i suoi pericoli che vanno assolutamente evitati. E allora restiamo qui a fare i dissuasori, calmi, non parte l'aereo, senza di voi non parte l'aereo, calmi. Per ora è solo per ora dall'aeroporto Carol Wojtyła di Bari. È quasi tutto, avete visto che cosa può succedere, dunque moderate la velocità e rispettate il codice della strada.